Kanye Amman, di cui abbiamo sentito il nome di recente con lo spot di Dolce & Gabbana, è caduto come una bomba nell'agenda del magazine con le pose sexy che ha dato per il progetto del brand. Yaman, che conosciamo con le serie TV Erkenche Kusei Nadna Ask, ha avuto una rapida ascesa nella sua carriera di attore. La famosa attrice, trasferitasi in Italia dalla Turchia negli anni scorsi, sta attualmente riscuotendo consensi per la sua serie TV italiana Viola come il mare. Presto interpreterà il ruolo principale nella serie TV El Turco, che andrà in onda su Disney+. Yaman ha già un'enorme base di fan all'estero. C'è chi si interroga sul segno e sull'ascendente dell'attore bello e di successo che ha fatto conoscere il suo nome al mondo. Esaminiamo in dettaglio il tema natale di Kanye Amman. Segno solare Scorpione. Non c'è da stupirsi che il segno solare, che simboleggia l'identità personale, sia in Scorpione. Yaman porta l'energia dello Scorpione con il suo fascino e le piume del diavolo. Anche se la sua lingua tagliente lo mette nei guai di tanto in tanto, ha un fascino inspiegabile. D'altra parte, la sua determinazione nei suoi pensieri è una personalità sexy e sicura di sé, e il fatto che il sole sia nella quarta casa lo fa sembrare un vero e proprio casalingo, un padre di famiglia. Ascendente Leone. Un tema leone è un must nella mappa del famoso giocatore. I suoi capelli lunghi e folti, le spalle larghe e il corpo sono tra le caratteristiche che darà il segno del leone. Poiché il suo ascendente è il leone, dipinge un'immagine spensierata e divertente. Segno lunare Pesci. Tuttavia, è un vero amante. Non lasciarti ingannare dall'aspetto civettuolo di Yaman e pensa che sia civettuolo. Le lunghe relazioni e l'impegno sono molto importanti per Yaman, che può essere un uomo pesci emotivo nella sua vita amorosa. Mercurio è in Scorpione. La lingua tagliente e l'intelligenza di Yaman, di cui si parla ampiamente all'ordine del giorno della rivista con le sue sincere dichiarazioni, sembra essere dovuta al suo essere Mercurio Scorpione. Potrebbe essere impossibile toglierlo di mezzo a causa delle sue parole ostinate e taglienti. Venere in Capricorno. Se ti stai chiedendo come potrebbe essere la donna della sua vita, a Yaman piacciono le donne che hanno successo e hanno una carriera. Francamente, si può dire che non va d'accordo nemmeno con tipi molto divertenti. Potrebbe essere attratto da persone potenti e autoritarie come lui. Vuole che le donne siano dominanti nella sua vita amorosa. Marte in Scorpione. Hai notato lo stellium dello Scorpione sulla carta del giocatore di successo? Questo lo rende un personaggio difficile ma estremamente misterioso. Non è ovvio che tiene segreta la sua vita privata e ci sorprende con dettagli interessanti quando parla? Yaman potrebbe interessarsi alla sessualità proprio come uno Scorpione. L'aspetto che presta attenzione all'atleta e alla nutrizione può anche essere dovuto al fatto che Marte è uno Scorpione. La vita di Kanye Amman, che ci ha affascinato tutti con la sua bellezza e la sua recitazione, è diventata oggetto di curiosità. Yaman, che è tra gli attori più carismatici degli schermi, ha una vasta base di fan in Turchia e all'estero. Dopo essersi laureato alla facoltà di giurisprudenza, Yaman continua la sua carriera di attore. Kanye Amman, che attira l'attenzione con la sua bellezza e il suo fisico, ha avuto la sua prima esperienza televisiva con il personaggio di Bedri nella serie TV Gio con Dieresi N U con Dieresi L Isleri. Allora, chi è Kanye Amman, da dove viene e quanti anni ha? Quali sono le produzioni in cui ha recitato Kanye Amman, qual è la sua altezza e il suo peso? Ecco chi è curioso di Kanye Amman. Kanye Amman, un bell'attore nato a Istanbul, è nato l'8 novembre 1989. Figlio unico, Yaman è cresciuto a Suadiye, Istanbul. La madre e il padre di Kanye Amman si sono separati all'età di 5 anni, sua nonna è macedone e suo nonno è di origine jugoslava. Kanye Amman ha completato la scuola primaria e secondaria al Bilfin College. Il bell'attore, che ha completato gli studi liceali in un liceo italiano, è andato a studiare in Ohio negli Stati Uniti durante il suo ultimo anno di liceo. L'attore carismatico ha completato la sua formazione universitaria presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Editepe. Yaman, che ha lavorato come avvocato per tirocinio obbligatorio all'estero nel 2014, si è dedicato alla recitazione prendendo un corso di recitazione da Ciu con Dieresi nei Itzel quando è tornato in Turchia. Kanye Amman, uno Scorpione, è alto 1,83 cm e pesa 70 kg. Ti piacerebbe conoscere meglio Kanye Amman, che sta tornando sugli schermi con la serie TV Erkenche Kusei e stupirà tutti con il suo personaggio di Candy Vida?
Ecco Kanye Amman, la bella persona della serie Harley Beard, che lascia da parte l'avvocato e spolvera i set con la sua recitazione. È nato l'8 novembre 1989 a Istanbul. Khan, il cui sogno al liceo era quello di diventare un avvocato, ha iniziato la sua formazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Editepe con la persuasione di suo padre. Laureata nel 2012, l'attrice ha lavorato come avvocato per 6 mesi nel 2014 e non è più tornata a lavoro dopo una vacanza. La sua avventura di attore inizia grazie ai trainer presentati da una fidanzata molto unita. A causa del suo fisico liscio e dell'elevata forza espressiva, il bell'attore, che è costantemente sotto pressione dal suo ambiente, si dedica alla recitazione allenandosi. Ha detto ciao alla recitazione con la serie TV Gio con Dieresi N o con Dieresi L Isleri con Cinema Cobal, Selma Erge e Timo Inesen. Il personaggio di Yalmaras ha avuto una grande svolta nella serie TV Inadna Ask, in cui ha interpretato il ruolo principale per la prima volta. Nella stessa serie, è apparsa davanti alla telecamera con nomi giovani come Aelia Topaloglu, Cembe Levi e Nilay Duro. Non ha cercato il vecchio Iesilami Lunga o con Dieresi NS con il ruolo di Tark nella serie TV Which We Didn't Love, che è arrivata sullo schermo più tardi. Il bell'attore è quasi rinato con il personaggio di Ferit nella serie TV Dolunay. Era in cima alle classifiche il giorno in cui è stato rilasciato. Il bell'attore dice che la cosa più fastidiosa nella vita quotidiana è quando le persone giocano costantemente al telefono in un ambiente affollato o a un tavolo. La sua parte preferita del suo corpo sono le spalle, le fossette e i suoi capelli, e la sua parte meno preferita sono i suoi piedi. Il motivo è che è la taglia 46 ed è sempre difficile trovare scarpe. Con il suo interesse per il basket durante gli anni del liceo, ha studiato all'università con una borsa di studio per il basket. Come puoi vedere, è diventato indispensabile nella vita sportiva. L'attrice, che ha anche arti culinarie e una formazione da barista, è anche molto abile in cucina. Sa cucinare tutti i tipi di piatti classici. Cos'altro? Ci sono tutti i tipi di dolcetti. Il partner di Kanye Amman, che appare come Candy Vit nella serie Harley Beard, è Demeo con Dieresi Demir nei panni di Sanem. Il grande amore di Candy Vit e Sanem inizia quando si incontrano per caso in un'agenzia pubblicitaria. Kanye Amman, che brilla sugli schermi con il personaggio di Candy Vit, ha interpretato il ruolo di un giovane sportivo amante della natura, lontano dai piccoli calcoli della vita cittadina. Ci auguriamo inoltre che il successo del bell'attore nella sua carriera continui per molto tempo.